Buongiorno da Giuseppe Recca, le notizie del mattino. Oggi è giovedì 19 marzo. Due nuovi contagi da coronavirus ieri sera in provincia di Agrigento, c'è il terzo a Licata e il ventesimo a Sciacca. Da Sciacca a Licata dunque, passando per Favara, per gli ospedali Giovanni Paolo II e San Giovanni di Dio, e allarme ormai praticamente nell'intera provincia. Nel giro di neanche un paio d'ore, prima a Licata e poi a Sciacca, è arrivata la conferma medico-scientifica di due nuovi casi di coronavirus, casi che vanno ad aggiungersi a quello della 76enne di Favara, che era ricoverata nel reparto di cardiologia dell'ospedale di Agrigento. Ieri sera sono stati i sindaci di Sciacca e Agrigento, Francesca Valenti e Lillo Firetto, a dare l'annuncio. A Sciacca si tratta di un operatore sanitario, probabilmente un medico, che lavora in ospedale, dove il numero dei contagiati è dunque arrivato a quota 20. C'è troppa gente ancora in giro, supermercati sono ancora affollati, dobbiamo rimanere a casa, è un obbligo di legge, la gente deve prendere consapevolezza del dramma che stanno vivendo i nostri connazionali al nord. È l'appello che continua a lanciare ogni giorno il sindaco Francesca Valenti, che evidenzia anche i controlli serrati delle forze dell'ordine e i servizi avviati. Chi non rispetta le regole fa del male non solo a se stesso, ma anche a chi le regole le sta rispettando, ha detto il primo cittadino, un appello al quale naturalmente ci aggiungiamo continuamente, periodicamente, quotidianamente. Il sindaco ha inoltre detto di una imminente delibera di giunta comunale per la sospensione dei versamenti di rate e tributi al comune, una decisione assunta nell'ambito dell'emergenza coronavirus e una decisione per dare un aiuto, un sostegno alle attività commerciali, economiche che sono state costrette a fermarsi, ma anche un modo per evitare ai cittadini di uscire ulteriormente da casa. Le dichiarazioni dei parlamentari Saccenza, Rino Marinello e Matteo Mangiacavallo hanno scatenato un terremoto politico e riavvicinato maggioranza e opposizione a Ribera in un unico coro di critiche. In maniera superficiale, hanno detto sindaco e consiglieri comunali ieri sera, i due hanno reso dichiarazioni che sono gravemente inesatte. Secondo la loro opinione non corrisponde al vero, in particolare l'affermazione che l'ospedale di Ribera avrebbe recentemente cessato la sua operatività. Per Rino Marinello, che era intervenuto alcune ore prima, l'ospedale potrebbe diventare struttura dedicata all'emergenza Covid solo se verranno trasferiti a Sciacca i pazienti della riabilitazione gestita dall'Istituto Maugeri. Adottando questa misura, secondo Marinello, si potrebbe destinare l'intero ospedale di Ribera all'emergenza Covid-19. Il presidente della regione siciliana Nello Musumeci continua a chiedere di poter usare l'esercito impegnato già in Sicilia nell'operazione Strade Sicure per il controllo degli accessi nell'isola. Vorrei ogni giorno i soldati in giro per le nostre strade per fare prendere coscienza a tutti che sono parte integrante del tessuto sociale e culturale, ha detto Musumeci, che è tornato così sul tema della sicurezza e del controllo degli arrivi. I soldati sono già in giro in Sicilia, ma sono impegnati nell'operazione Strade Sicure. In questo momento, dice il governatore, potrebbero essere dirottati sul controllo degli accessi nei porti, negli aeroporti, per dare manforte a personale sanitario volontari. È necessario bloccare e continuare ad invitare i siciliani a rimanere a casa. Da Musumeci anche una nuova stoccata a Roma. Non ci arrivano le armi essenziali per combattere questa guerra. Si riferisce ai dispositivi di protezione individuale. Possiamo a 15 giorni dalla nascita dell'emergenza, ha detto Musumeci, non avere risorse necessarie da mandare in periferia? Chiudiamo con una notizia che non si riferisce allo stato di emergenza. Il commissario contro il dissesto idrogeologico della regione siciliana ha giudicato in via provvisoria il progetto di consolidamento del viadotto Cansalamone ad un raggruppamento temporaneo di imprese guidato dall'ingegnere Antonio D'Arrigo. Ora si passa all'esame amministrativo e a tutti gli altri adempimenti di rito. Poi ci sarà l'aggiudicazione definitiva per la redazione del progetto di messa in sicurezza del viadotto. Il gruppo aggiudicatario, lo stesso che ha eseguito le verifiche di vulnerabilità del ponte Cansalamone, per cui l'iter di redazione del progetto dovrebbe essere più celere. È tutto. Ancora una volta, restate con noi, buona mattinata, appuntamento più tardi.